Salve, bentornati o benvenuti, io sono Salvo e oggi parliamo sempre delle nostre prese, come poterle sdoppiare, l'abbiamo visto, e come possiamo incrementare qualche presa in più. Quindi vi lascio sempre il video qua sopra, quello vecchio, dove ci sono le prese. E oggi andiamo a fare, andiamo a incrementare la nostra presa asciugo, questa qui, la andiamo a posizionare vicino a una presa italiana. Quindi se abbiamo bisogno, che ormai tutti gli elettrodomestici sono tutti con presa asciugo, con spina asciugo, abbiamo bisogno di una presa asciugo come questa. Così possiamo andare a inserire la nostra aspirapolvere, il nostro fornetto. Basta che mettiamo i fili adeguati. Vi ricordo che tutto quello che fate sempre deve essere visto da un tecnico. Vedete questo come una teoria. Passiamo ora direttamente al banco e andiamo a vedere come possiamo inserire questa qui in una presa italiana. Quindi mettiamo un'italiana, già era esistente, e mettiamo un asciugo in più. E dopo che abbiamo inserito questa qui, facciamo un'altra sostituzione dove andremo a eliminare la presa italiana e andiamo a comandare questa con 101, come avete visto nell'altro video, solo che in questa maniera abbiamo una presa asciugo. Cosa possiamo fare con 101 e una presa asciugo? Possiamo collegarci alla nostra macchina del caffè, possiamo collegare qualsiasi cosa che non surpassi i 2500 watt, quindi anche un scaldacqua o quello che sia. Ok, ci tocca ora solamente andare sul banco e andare a vedere come si fa. Allora ragazzi, a questo punto che cosa vi chiedo? Vi chiedo intanto una cosa importantissima per far crescere il mio canale. Ho visto che siete tantissimi che seguite questi video, ma la maggior parte, anzi il doppio della maggior parte, non vi iscrivete, non so il motivo. Mi fate solamente un favore se vi iscrivete. Ci vuole un secondo a iscrivervi, un secondo, stoppate un attimo il video, vi iscrivete, fate anche un favore a me per il mio canale, così posso continuare a fare questi video. Vi ringrazio già da ora. Ok ragazzi, quindi iscrivetevi qua sotto al mio canale, lasciate un like in fiducia. Sono anche su Telegram e su Instagram, ho anche un canale Telegram discussioni, se vi volete scrivere potete scrivere. Sono anche su Facebook e Instagram, iscrivetevi se vi volete scrivere, mi può fare solo piacere. Ragazzi, è ora sigla. Ok ragazzi, a questo punto cosa facciamo oggi? Andiamo a mettere una presa asciugo insieme a una presa italiana. Quindi cosa dobbiamo fare? Praticamente, come vi ho detto, ormai tutti gli elettrodomestici sono quasi tutti con la presa asciugo europea e quindi dovremmo andare a mettere degli adattatori che io non è che mi piacciono tanto, e quindi andiamo ad aggiungere questa presa su quest'altra presa italiana, quindi una presa asciugo e una presa italiana. Più avanti andiamo a fare anche una presa asciugo comandata con un interruttore 01 in questa maniera, quindi possiamo andare a comandarci anche questa qua. Cosa potrebbe servire? Potrebbe servire per un condizionatore, potrebbe servire per un scaldacqua, potrebbe servire per una macchina di caffè, quello che ci può servire pure. Cosa andiamo a fare? Allora, intanto la cosa che dobbiamo fare è controllare sempre se c'è corrente. In questo caso la corrente c'è, andiamo a staccare direttamente dal nostro interruttore generale. Stacchiamo il tutto e andiamo a smontare la nostra placca. Mi raccomando, tutto quello che fate a discapito vostro, quello che succede è tutto a discapito vostro, perché potete anche invalidare il vostro certificato. Quindi al massimo fatelo controllare anche da un tecnico, fatelo fare da un tecnico. Ok, andiamo ora ad aprire tutto. La cassetta è aperta, questo è quello che trovate voi nella vostra cassetta 503, io ce l'ho qua da pannello, e troviamo sempre i nostri tre fili, fase, terra e neutro. Cosa dobbiamo fare? La prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo andare a staccare i coprifori. 1, stacchiamo la presa. 2, stacchiamo il copriforo. Ok,
Se per caso volete sostituire anche il supporto e non volete staccare i fili, è semplicissimo, staccate la presa, la girate così ed esce. In questo caso noi la dobbiamo prendere e inserirla da questa parte. Ci restano due buchi, l'asciugo prende due spazi, quindi due posti, quindi la dobbiamo andare a inserire da questa parte. La mettete qua, basta che la mettete, alcuni vanno come questo qui da sopra e alcuni vanno da sotto. Quindi ora cosa dobbiamo andare a fare? Giriamo la nostra presa e come abbiamo fatto con la presa italiana dobbiamo andare a fare, dobbiamo andare ad aggiungere dei ponticelli. Quindi ci prepariamo i nostri ponticelli di cui già ci eravamo procurati prima e andiamo a fare la nostra aggiunta. Quindi andiamo a smontare prima il filo nero, questo qui, e lo andiamo a collegare, lo mettiamo direttamente qua con questo, in questo mussetto, e aggiungiamo un altro ponticello, questo qui. Ok, allora un'altra cosa prima che continuiamo, i tre morsetti della presa asciugo sono posizionati in questa maniera: fase, neutro e terra. Dove c'è la terra ve ne accorgete subito perché c'è il morsetto, non so se si riesce a vedere, è contrassegnato con il simbolo di terra, quindi questo è il simbolo di terra, ma noi in questo caso dobbiamo andare a inserirlo sul polo positivo e lo andiamo a chiudere. La sezione del filo è inutile che ve lo dico, è da 2,5, mi raccomando. Andiamo a prendere il filo di terra, lo smontate, ok, date una ripulita, montatelo sul primo morsetto disponibile, ponticellino, secondo morsetto disponibile, stretto, stringete bene i vostri fili, mi raccomando. E da quest'altra parte prendete la terra e lo collegate al primo morsetto. Stessa cosa la andiamo a fare per il polo neutro. Aprite morsetto bello largo, date una ripulita, primo morsetto utile, ok, e ponticello sempre da 2,5. Chiudete il morsetto. E il ponticello deve andare a inserirsi sul morsetto del neutro che si trova alla fine. Non è contrassegnato perché si può anche invertire fase neutro, non c'è nessun tipo di lettera o qualcosa che ce lo obblighi, infatti se vedete non c'è scritto niente, ma io vi consiglio sempre di stare in parallelo ai fili. Ok, a questo punto basta mettere la fase verso sopra, ok, e richiudere il tutto. Quindi prendete le viti, andate a inserire, chiudete il tutto, prima vita, e seconda vita. Andate a mettere la vostra placchetta e a questo punto già siamo pronti a dare corrente. Quindi diamo corrente, le lampadine si accendono e andiamo a vedere se stanno funzionando. La presa ritorna a funzionare come era prima e la presa asciugo
la stessa cosa, quindi abbiamo la corrente portata da quest'altra parte, quindi abbiamo sia la presa italiana che la presa asciugo. Ora andiamo a modificare questo, andiamo a togliere la presa italiana e andiamo a inserire lo 01. Allora dovremmo andare, ovviamente se abbiamo tutti gli spazi liberi non troverete i coprifori, ma se avete solamente l'italiano e volete modificare con un asciugo e uno 01 dovete andare a togliere tutto, prese e coprifori. Quindi stacchiamo sempre la nostra corrente e andiamo ad aprire di nuovo la nostra cassettina. Smontiamo tutto. Ok, mi raccomando sempre la corrente staccata. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo andare a staccare tutti i fili perché i fili che vengono dal muro, questi, dobbiamo andarli a passare da quest'altra parte e più dobbiamo andare a staccare la presa. Quindi andiamo a staccare tutti completamente i fili anche con i pondicelli. Uno, due, tre. E ci resta questa qua così. Quindi ci restano i nostri tre fili qua e andiamo a staccare anche i ponticelli che avevamo messo all'inizio, sia questo che questo che questo. Ok, a questo punto dobbiamo andare a staccare la presa perché noi dobbiamo sostituirla con un interruttore 01 per comandare la nostra presa. Quindi 1 e 1, 2. Mettiamo di lato e a questo punto dobbiamo capire se la nostra presa la vogliamo montare così verso l'alto o così. Quindi se vogliamo lo 01 o a sinistra o a destra. Ma a noi non ci interessa, mettiamo anche così, va benissimo uguale. Ecco qua. Allora, cosa si deve fare per fare questo genere di cosa qua? La cosa più veloce da fare è andare a prendere il filo di terra e andarlo a collegare direttamente sulla nostra presa, che sarebbe dove c'è il morsetto di terra. Sugli interruttori, qualsiasi tipo di interruttore, non passa il filo di terra, quindi non deve essere mai collegato il filo di terra, mai collegato. Alcuni devono per forza collegare il filo di terra per far esplodere tutto, non si collega negli interruttori, solo nelle prese o dove deve andare la terra. Di solito trovate sempre il simboletto del filo di terra. Ok, a questo punto abbiamo inserito il filo di terra sulla presa e abbiamo i due fili che escono dal muro. Questi due fili che escono dal muro andranno collegati direttamente sul polo 1 e 2 e sotto ci sono le due freccette con L1 e L2. Quindi andiamo a prendere il filo di fase, lo colleghiamo sul morsetto 1 dell'interruttore, ovviamente. Lo collegate e lo stringete. Prendete il blu, che è il neutro, e lo andate a collegare sul morsetto 2. Esattamente come abbiamo fatto nell'altro video. Casomai andatelo a vedere l'altro video. E a questo punto abbiamo collegato fase sull'1, neutro sul 2. Andiamo a fare i ponticelli per poter collegare la nostra presa. Come avevamo detto prima, avevamo i ponticelli, il ponticello di giallo-verde non ci serve più. Andiamolo a collegare sul polo L1 e lo andiamo a stringere. Perché vado a collegare un interruttore 01 o un bipolare? Il bipolare praticamente in se stesso è un 16 A, quindi può portare un 16 A di carico, di picco di carico. Quindi è, diciamo che è idoneo per essere collegato nelle prese. E lo andiamo a collegare questo ponticello su morsetto L, cioè qua non c'è L, vabbè, ve lo dico io, nel morsetto qua sotto, perché dall'altra parte andremo a collegare il neutro. Il neutro lo troviamo sempre sul morsetto L2. Aspettate che lo sistemiamo un po'. Ok, controllate sempre
i cablaggi che fate e lo andiamo a posizionare sul morsetto sopra vicino a quello di terra. Mi raccomando, state attenti, controllate sempre dove avete collegato la terra. Ok, a questo punto dobbiamo andare a posizionare tutto qua. Mettiamo sempre la fase verso sopra a questo punto, e lo 01 deve essere montato con lo 0 verso sopra, l'1 è acceso. Andiamo a chiudere la nostra scatola e andiamo a mettere la nostra placchetta. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo eliminato l'altra presa e abbiamo fatto una presa asciugo comandata. Andiamo a vedere se funziona tutto. La luce l'abbiamo collegata dal nostro interruttore 01, quindi abbiamo la corrente 01, non c'è corrente, e spento a 0, off 1 e da corrente. Quindi da qua possiamo staccare la corrente totalmente, perché stacchiamo sia fase che neutro. Ok. E questo era per quanto riguardava la nostra presa asciugo e il nostro 01. Il prossimo video molto probabilmente sarà su questa, come aggiungere una presa USB alle nostre prese asciugo o italiane. Quindi andremo a vedere come va installata. Si può fare anche con una presa. E possiamo mettere anche uno 01 per poterlo staccare e attaccarlo, perché ovviamente questa presa qui resta sempre collegata e consuma corrente. Se noi non la vogliamo consumare la corrente, basta staccare, mettere a zero e lei non funzionerà. Comunque lo vedremo tutto nel prossimo video, così sappiamo anche come si può montare una presa USB per i nostri smartphone di ultima generazione di casa nostra. Ok ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un like verso sopra se sono stato utile. Vi consiglio di registrarvi al mio canale perché, ripeto, siete tantissimi che vedete il mio video, ma non sto vedendo iscrizioni. Se per caso vi potete fare questo favore e iscrivervi per piacere, non so come dirvelo ormai, è una cosa che fa anche piacere a me stesso e anche per portare altri video come questi. E lasciare un like verso sopra, iscrivetevi al mio canale Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, sono anche su Instagram e su Facebook, ho un secondo canale YouTube, ho anche un sito, ragazzi, fate come volete, vi raccomando, iscrivetevi per favore e a un prossimo video. Ciao, grazie.